Marcello Pamio, il quale è un noto, per nostra fortuna, autore di libri importantissimi sui retroscena della sanità non solo italiana ma mondiale, il quale ci farà un riassunto rapidissimo di quello che ha detto in questa importante conferenza. Ma qui siamo partiti con il problema vaccinazione, il problema che sta riguardando l'intera nostra penisola, e poi sono entrato nel merito di quello che è la strategia principe delle case farmaceutiche per creare centinaia di milioni di malati ogni anno. Quindi la strategia è abbastanza mirata e ben oliata, partono dall'abbassamento dei valori di normalità e quindi creano ogni nuova modifica milioni di persone che erano sane il giorno prima e diventano malate. Ma di questo hanno coscienza però l'umanità, sono gli italiani che incominciano a sospettare, perché ce ne sono molti di più di quanto non si credesse. Stanno creando una coscienza civile. Sì, sì, sì. E hanno incominciato a sospettare e soprattutto, per nostra fortuna devo dire, questa scivolata del sistema sui vaccini ha aperto gli occhi a moltissime persone. Noi ieri siamo andati all'assemblea del Consiglio regionale del Lazio, dove ci doveva parlare appunto dei vaccini, cosa che poi non hanno fatto, e lì abbiamo incontrato circa 300 persone, mamme, che volevano sentire questo discorso. Poi cos'è successo? Che avendo visto che c'erano tutte queste persone, soprattutto mamme che tumultuavano, allora hanno tirato avanti con delle fregnacce, per cui quando buona parte delle persone se ne sono andate, hanno approvato poi in un quarto d'ora la mozione del Movimento 5 Stelle, che a sua volta aveva proposto la mozione per fare amuina, come dicevano a Napoli, cioè per fare finta di agire per conto e di interesse dei cittadini, mentre in realtà era solo per accreditare, farsi credito. L'immagine. Comunque il decreto diventato legge sarà un boomerang per questo governo, perché la gente si sta svegliando. Beh, ci sono cinque articoli della Costituzione che sono lesi più o meno gravemente, particolare il 32 e il 34, che sono quelli precisi. E quindi ne vedremo delle belle prossimamente. Esattamente, hanno fatto una scivolata e soprattutto, devo dire, moltissime persone che prima, almeno sui vaccini, erano tranquille, magari sulle altre cose, ad esempio hai fatto il discorso molto importante sulla prostata, la questione prostata è ormai nota, ma abbastanza divulgata da circa una venticinquina d'anni, quando hanno cominciato a criticare il PSA, eccetera, eccetera, e veniva da un signore comunque la critica, perché noi lo sappiamo perfettamente. Oggi invece hanno aperto gli occhi, stanno aprendo gli occhi sui vaccini, perché questa imposizione dice ma qualcosa non funziona. Infatti è lì che noi dobbiamo dire e ripetere sempre questi concetti fondamentali. Capito? Noi facciamo controinformazione, noi siamo Alba Mediterranea, facciamo video di ogni genere, in particolare ovviamente incentrati su alcuni temi a noi più cari, fra cui anche la sanità e soprattutto la chimica farmaceutica, di cui il dottor Giorgio Vitali è uno dei più anziani conoscitori, e quindi ecco, facciamo informazione veramente onesta e concreta. Ma anche efficace, dobbiamo dire, in conclusione. Me lo auguro, grazie ancora. Grazie a te. Ciao, grazie. Di nuovo. Ti ho dato questa cosa, sì? Sì, ce l'ho. Ma guarda, se puoi dare la filmata.